domani alle 17.30 il Pescara gioca ad Olbia. Alla vigilia del match l'allenatore biancazzurro Gaetano Auteri ha incontrato i giornalisti, per noi c'era Enrico Giancarli a Telenews. Buon pomeriggio Gigliola dall'EKK Hotel di Pescara, squadra in partenza per Olbia, domani alle 17.30 il fischio d'inizio del match contro l'11 che ha sconfitto a sorpresa il Modena la scorsa settimana. La novità grande è che Pompetti probabilmente non sarà del match. Non convocato invece Mirko Drudi, giovani Chiarella delle Monache in Blanuta andranno in primavera, mentre torna tra i convocati Ledian Memusciai. Ascoltiamo le parole del tecnico Gaetano Auteri rilasciate proprio poco fa in conferenza stampa. Buon pomeriggio mister, solito punto della situazione, tanto come sta Drudi che sappiamo qualche giorno per l'influenza e se ha qualche indisponibile. Drudi ieri è rientrato al lavoro dopo 3-4 giorni di febbre alta, per cui ho preferito non convocarlo perché insomma molto meglio che si allena, stamattina si è allenato, domani si allenerà, daremo in considerazione per la partita di martedì. Memusciai è rientrato nella lista dei convocati e poi nessun problema particolare, abbiamo mandato i tre ragazzi delle Monache, Chiarella e Blanuta, a giocare con la Primavera perché in questo momento hanno bisogno di fare minutaggio, poi per martedì saranno con noi e Pompetti è un giocatore che in questo momento non è in condizione di fare tre partite in 7 giorni, punto. È un'ottima squadra l'Olbia, come tante altre in questo girone, con un potenziale offensivo importante, anche con un atteggiamento tattico importante, perché comunque accettano il confronto, perché comunque tre giocatori in grado di ripartire, che partecipano poco alla fase difensiva, loro li mantengono sempre, gente che non dà punti di riferimento, tutte e tre, gente che ha gamba molto brava nello spazio, quindi noi dovremmo essere molto bravi e molto attenti a imporre gioco e criteri e a evitare di esporci. Il campo può essere un'incognita, un po' un catino, ma no, ma più o meno è un campo regolare, per cui più o meno cambia poco, non è che le dimensioni possono essere più strette, un po' più corte, meno lunghe, ma cambia poco, alla fine si confrontano due squadre in campo e è tutto qua. Non chiedo niente di formazione, però dal punto di vista tattico, visto che ci ha detto questa cosa di Pompetti e non ci sarà neanche Diambo, è possibile un ritorno al vecchio assetto, quello con due esterni puri di centrocampo, quindi per intenderci il 3-4-3 oppure... Non lo so, no, cioè... Fa la premessa lei, però poi alla fine andiamo a finire su quello. Non modificheremo per i motivi che già conoscete, quindi vediamo, dobbiamo trovare le soluzioni, possono essercene tante, ma anche Clemenza è un giocatore che può interpretare bene quel ruolo. Perché? Perché non toglie niente al proprio potenziale offensivo, alle qualità migliori che ha, ma è un giocatore che ha quantità, che corre, che viene sotto palla, perché è importante in quel ruolo venire sotto palla. Clemenza ha questi requisiti, ma Pontisso giocando con i tre in mezzo al campo può giocare da mezzala destra, da mezzala sinistra, ma può giocare pure da play basso perché ha gestione della palla, perché adesso sta un po' meglio anche fisicamente, più tempo passerà e meglio starà, e quindi può interpretare tutti e tre i ruoli. Mister, su Nzita che insomma dopo la partita di Reggio lei l'ha un po' messo lì da parte, forse a rimuginare sugli errori fatti, è un giocatore su cui si può tornare a fare affidamento dopo le leggerezze passate? Ma lui intanto è entrato bene in queste partite, ogni volta che è entrato, quello è un ruolo che puoi interpretare, io l'ho stabilito tenendo conto di tante cose, ma poi parlando con lui mi ha detto che lui nelle giovanili quel ruolo l'ha fatto, meno responsabilità difensive sicuramente, ma è un giocatore che può interpretare quel ruolo, quindi è uno di quei giocatori che potrebbe far parte. Queste dunque, Gigliola, le parole del tecnico Auteri. Ci sono dei dubbi in formazione perché la disponibilità al 50% di Pompetti ha complicato un po' i piani. Se non ci sono domande ti restituisco la linea a te.